Un carissimo buongiorno a tutti voi e leggiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 35. E Pietro a lui, e cioè a Gesù: quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 21, versetto 13. Paolo allora rispose: sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Abbiamo dato tutto a Gesù? Ecco due versetti che, benché in un contesto diverso, affermano la stessa verità. Pietro si rivolge a Gesù stesso e Paolo ai discepoli di Cesarea. È vero che in un primo momento Pietro rinnegò Gesù, ma alla fine né lui né Paolo rifiutarono il martirio per amore per lui. Anche se non dovremmo fare una fine così drammatica, per noi credenti resta valido che, da un punto di vista più generale, dobbiamo letteralmente dare la nostra vita a Gesù, e non solo il giorno della nostra conversione, ma durante tutto il nostro cammino con Lui. Morire per il nome di Gesù non significa soltanto accettare soprusi come reazione alla nostra testimonianza, anche se è già molto. Vuole anche dire darsi anima e corpo a Dio, senza porre condizioni o restrizioni, senza aver timore di ciò che questo può produrre. Significa non temere di perdere qualcosa che ci è caro, come ad esempio la nostra salute, la nostra posizione sociale, professionale o religiosa. Gesù stesso ha parlato di questa rinuncia quando ha detto: chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Evangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 39. Forse c'è ancora ben nascosto in un angolo del nostro cuore qualcosa che non vogliamo cedere a Gesù? Siamo disposti a dargli tutto in risposta all'amore di cui ci ha amati? La vita che vivo, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati capitolo 2, versetto 20. Che il Signore ci benedica.